Una buona serata, buon mercoledì, però è un mercoledì di campionato, un mercoledì dunque pieno di gol, pieno di emozioni da vivere insieme, la Serie D che è scesa in campo oggi, non tutta perché tra poco alle 20:30 inizia una partita importante per noi, per il campionato, per noi abruzzesi, perché scende in campo il Notaresco al Manuzzi di Cesena alle 20:30, tra poco arriveranno anche le formazioni, ve le faremo vedere, però oggi hanno giocato tutte le altre. Il problema è che di tutte le squadre abruzzesi ha vinto solamente la Vastese, unica squadra a fare bottino pieno, nonostante fosse passata in svantaggio nel primo tempo contro il Castelfidardo. Poi è arrivata la rimonta della formazione aragonese. Perde l'Avezzano, perde il Pineto, lo fa dopo comunque una serie molto bella. Pineto che sembra un po' allergico ai turni infrasettimanale di campionato, l'ultima sconfitta proprio in un infrasettimanale e proprio con il Notaresco al Savini. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Ciao a tutti. E saluto il difensore del Pineto Marco Pomante, ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Mi stavo strozzando, Andrea, puoi leggere tu i risultati. Certo, possiamo andare, arriverà un sorso d'acqua tra poco in studio. Ecco qui i risultati del girone F, 17esima giornata, Campobasso Avezzano 1-0, Isernia San Maurese 1-1, Jesina Francavilla 0-0, Monte Giorgio Giulianova 1-0, Pineto Agnonese 0-1, Recanatese San Giustese 0-2, Sant'Arcangelo Forlì 1-3, Savignanese Matelica 0-1, Vastese Castelfidardo 2-1, vittoria in rimonta per la squadra di Montani. E questa sera alle 20:30 c'è Cesena Notaresco. Possiamo vedere la classifica con il Matelica che riesce a fermare l'emorragia, perché dopo le due sconfitte consecutive il Cesena si è rifatto sotto. Non ci sarà il sorpasso alla fine di questa giornata di campionato, perché il Matelica oggi, vincendo a Cesena proprio contro il Romagna Centro, respinge comunque l'assalto della squadra di Angelini. Poi dopo Matelica 39, Cesena 35, c'è la San Giustese 32, Notaresco ancora a 28, tra poco in campo. 28 per Pineto e Recanatese, 24 per Francavilla e San Maurese, 23 per il Giulianova, 20 per Savignanese e Vastese, 19 per il Sant'Arcangelo, 17 punti per Monte Giorgio, Campobasso e Agnonese, 16 per Forlì, Jesina e Isernia, 14 per l'Avezzano. Chiude il Castelfidardo con 12 punti e ti ricedo il pallone. Grazie Andrea, cattiva notizia per i telespettatori da casa, il conduttore nel frattempo non è deceduto, dunque sono di nuovo in vita. Risaluto con piacere Marco Pomante, ciao Marco. Tra poco insieme a te ci sarà Roberta Di Sante, perché stasera ovviamente l'apertura è dedicata al Pineto che, come avete visto, per questioni di classifica insieme al Notaresco è la squadra più in alto delle formazioni di casa nostra. Oggi partita un po' strana, Marco. Vantaggio dell'Agnonese, poi per parecchio tempo ci avete provato a rimetterla in equilibrio, qualche cambio anche nella ripresa, non è andata. Non è andata bene, ma secondo me non per demerito nostro, ma per merito dell'Agnonese, perché è venuto a fare la sua partita, è la classica partita di una squadra che serve, che gli occorrono i punti per la salvezza, è venuta fuori casa per cercare di non prendere gol, è la piccola occasione che hanno creato, ci hanno fatto gol. Noi il primo tempo secondo me non abbiamo fatto benissimo, poi il secondo tempo abbiamo fatto di tutto per cercare almeno di pareggiare questa partita, però loro si sono difesi bene, siamo stati un po' sfortunati in certe occasioni, però ci sta una partita così, l'importante è che secondo me la prestazione c'è stata, l'atteggiamento giusto c'è stato, poi una partita storta, un risultato storto ci può stare dopo, come detto tu prima, una serie utile molto importante. Assolutamente. E allora cominciamo subito il nostro giro dei campi vedendo le immagini. Pineto Agnonese 0-1, il servizio firmato per noi ovviamente da Roberta Di Sante. Termina con la sconfitta contro l'Agnonese l'imbattibilità del Pineto, che durava da 4 giornate e altrettante vittorie consecutive. Gli altomolisani passano in vantaggio grazie ad un episodio per poi controllare nella ripresa. 4-3-3 per i due tecnici, con Amaulo che riconferma la squadra vittoriosa a Giulianova, con la sola eccezione di Marini per Della Quercia. Pogliamanzillo dà spazio dal primo minuto ai nuovi innesti del mercato dicembrino. Albanese fa coppia centrale con Peic in difesa, mentre Formuso è il terminale
finale offensivo del tridente completato da Antonelli e Jauò. I primi minuti si giocano sul filo dell'equilibrio, con il Pineto che cerca di fare la partita e l'Agnonese che si affida alle ripartenze. La prima vera occasione all'undicesimo è per Marianeschi, che raccoglie da Fratangelo e scarica il destro oltre la traversa. La gara però si fa subito in salita per i ragazzi di Amaulo, con i molisani che approfittano della prima vera occasione utile. Al 23esimo Peic va alla conclusione, Fargione non trattiene e Formuso da due passi può insaccare il primo gol in maglia granata. Doccia gelata per il Pineto, che al 32esimo rischia di incassare il raddoppio quando Cerase pesca ancora una volta Formuso, lasciato libero di impattare di testa, ma la deviazione è fuori bersaglio. La risposta del Pineto due minuti più tardi è affidata a Marianeschi, che pennella dalla bandierina il cross al bacio per la testa di Mazzei, ma la sfera termina fuori di un soffio. Lo stesso Marianeschi al 36esimo prova direttamente da corner, costringendo Kuzmanovic all'intervento, ma con l'Agnonese che porta sempre alto il pressing sui portatori di palla e chiude bene tutti gli spazi, i biancazzurri faticano a fare gioco. In avvio di ripresa Maulo richiama a sé un Marianeschi un po' affaticato e inserisce Esposito, che al sesto chiama all'intervento Kuzmanovic, poi Tomassini trova ancora una volta la pronta respinta dell'estremo granata. Al 14esimo Ciarcelluti entra in area, scarica su Amadio, la conclusione a botta sicura e la parata di Kuzmanovic a dire ancora una volta no. Ora il Pineto alza il baricentro nel tentativo di recuperare la gara, ma si espone inevitabilmente alle ripartenze velenose dell'Agnonese, che sfiora il raddoppio al 23esimo quando Jauò apre per il neo entrato Sorgente, che a tu per tu con Fargione spedisce incredibilmente fuori. Al 37esimo poi è Pepe a raccogliere invece un buon cross dalla destra, senza però centrare il bersaglio grosso. Nel finale ci prova anche Villanova, ma l'estremo molisano è attento, poi Esposito calcia fuori. Recuperare il risultato si fa infine ancora più complesso quando al 43esimo Amadio viene espulso dal direttore di gara, forse per qualche parola di troppo. L'Agnonese riesce così a strappare con le unghie e con i denti tre punti fondamentali per la classifica. I biancazzurri incappano in un mercoledì no, ma l'occasione per recuperare c'è già domenica al Macrelli contro la Sammaurese. Mister Amaulo, si è conclusa oggi la striscia positiva del Pineto con questa sconfitta. Oggi la squadra ha faticato un pochettino di più. Ma è faticato, sicuramente non meritavamo la sconfitta, perché al di là dell'episodio iniziale ho inciso con il vantaggio dell'Agnonese, poi la squadra, soprattutto nella seconda frazione, ha provato a riequilibrare le sorti e anche provare a vincere la partita. Abbiamo giocato quasi sempre sulla metà campo avversaria e abbiamo subito qualche ripartenza, forse perché eravamo un po' troppo offensivi in quei momenti. Quindi la squadra ha dato tutto, è sicuramente un risultato bugiardo e il pareggio almeno ci stava tutto per quando visto nell'arco dei 90 minuti. Il campionato inizia dopo la fase di mercato, l'Agnonese già l'ha fatto, è una squadra di un'altra caratura e sicuramente verrà fuori in breve tempo. Quindi da questi momenti in poi mi aspetto sempre partite difficili di questo tipo e anche oggi lo sapevo che secondo me non abbiamo sottovalutato l'impegno, perché sapevamo che l'Agnonese era una squadra in salute, da 5 risultati utili, aveva raccolto meno di quello che aveva espresso soprattutto nelle ultime due partite, mi aspettavo una partita di questo tipo, però tra le difficoltà che abbiamo avuto per la forza della squadra avversaria, per l'equilibrio, la compattezza, e noi abbiamo creato diverse opportunità e non siamo stati capaci di sfruttarle. Oggi sicuramente non siamo stati cattivi e determinati sotto porta. In settimana faremo il punto, vedremo un attimo se c'è la necessità di intervenire sul mercato, sicuramente la società sarà presente. Diciamo che all'intervallo avevo detto ai ragazzi di non accontentarsi dell'1-0 e cercare la seconda rete, perché se ti abbassi troppo poi rischi di prendere il gol. Purtroppo, salvo qualche ripartenza, ci siamo abbassati troppo. Chiaramente anche il Pineto ha alzato di tantissimo il baricentro esponendosi alle ripartenze. Però sono nate tutte queste mischie, chiaramente la paura c'è stata, però devo essere sincero, al di là, ripeto, di qualche mischia, non credo che noi abbiamo rischiato tantissimo, per contro dovevamo chiuderla,
con 2-3 contropiedi anche abbastanza clamorosi. Questa è stata l'unica pecca che riesco a trovare oggi nella mia squadra. Abbiamo visto gli altri risultati, da una parte quelle che avevano più o meno i nostri punti hanno vinto tutte, però allo stesso tempo l'ha accorciata in maniera clamorosa, per cui siccome mancano ancora 21 partite va bene anche così. Poi il segreto di Pulcinella, basta che vinci tu, la classifica poi si aggiusta da sola. Questo è il servizio, le voci di Pineto Agnonese e la voce del servizio è qui con noi, Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera, ormai sono le 7:30 passate. Eh sì, buonasera. Oramai quasi ora di cena. Allora, raccontaci un po' la partita, perché insomma è la classica giornata storta, anche se Marco ci ha detto prima che l'Agnonese, attenzione ragazzi, perché l'Agnonese è una squadra costruita bene, cioè non è l'ultima squadra arrivata. Ma si è rinforzata esatto, come si deve il mercato di dicembre. Oggi per la prima partita, perché settimana scorsa hanno giocato ma in corso d'opera, diciamo. Invece oggi per la prima volta i due nuovi innesti, Albanese in difesa e Formuso, hanno giocato dal primo minuto. Formuso ha segnato, ma al di là del gol che è arrivato in maniera fortunosa, in realtà l'Agnonese ha fatto la partita che doveva fare. Cioè si vede che l'hanno preparata bene questa gara, sì. Perché hanno giocato, insomma, hanno pressing alto sui portatori di palla del Pineto fin dall'inizio della partita, l'hanno giocata bene a centrocampo, poi una volta passati in vantaggio si sono chiusi e ovviamente il Pineto ha fatto più fatica a trovare gli spazi. Mettici che comunque ci sono dei giocatori che hanno reso un po' meno rispetto ad altre volte, complici anche gli impegni insomma un po' ravvicinati, il fatto che magari giocano quasi sempre gli stessi, insomma è normale che la fatica dopo un po' comincia a farsi sentire. Oggi poi Marianeschi è stato sostituito a fine primo tempo, è entrato Esposito che era un po' più fresco, ha portato un pochettino di diciamo, vivacità in più, hanno provato nel corso della ripresa, però loro si sono chiusi molto bene, quindi era complicato riuscire a trovare gli spazi. Tomassini ha fatto anche un po' di lavoro sporco oggi, più di una volta è venuto a dare una mano a centrocampo, a riprendere i palloni, insomma non era facile. Il Pineto soffre un po', questo lo diciamo da sempre, queste squadre che non gli permettono comunque di esprimersi come vorrebbe, come il Pineto sa esprimersi, insomma fa fatica un po' di più contro queste squadre, insomma, che impostano il gioco in questa maniera come ha fatto l'Agnonese oggi. Assolutamente. Oh Marco, noi abbiamo detto, vabbè, chiaramente scherzando un po', siete allergici ai turni infrasettimanali, però possiamo anche dire che, prendendo spunto da quello che diceva Roberta, che nell'ambito delle settimane con tre impegni un po' di fatica in più si fa, non solo voi, proprio in generale? Ma quello sicuramente, sia fatica fisica che soprattutto fatica mentale, perché in Serie D non siamo abituati a fare tre partite una settimana. Cioè non parliamo di una squadra di Serie A che fa Champions, Coppa Italia e campionato. E noi siamo giocatori che fisicamente e mentalmente siamo abituati a fare quella settimana standard. Certo. Però, come ho detto prima, oggi la partita di oggi secondo me non è stata neanche una questione fisica. È stata una partita preparata bene secondo me dall'Agnonese, gli è andato tutto bene. L'Agnonese aspettava l'errore nostro per farci gol, è successo tutto quello che volevano loro. Certo. Noi il primo tempo secondo me abbiamo fatto un po' più di fatica a fare gioco, il secondo tempo loro si sono abbassati un po' e per noi è stato più facile cercare la porta e siamo stati poco cattivi, ma secondo me poco fortunati rispetto alle altre volte, perché alla fine la cattiveria ci abbiamo messa. Anche un paio di parate Kuzmanovic, dobbiamo anche dire questo, una su Tomassini e un'altra se non mi sbaglio. Abbiamo visto il colpo di testa di Orlando di poco fuori, insomma, Ho detto prima, l'Agnonese secondo me è una squadra... Mi sembra Orlando il colpo. Orlando il primo tempo e poi il secondo tempo perde. Quindi parliamo di... Di colpi di testa differenti. Oh Marco, ti chiedo qualcosa anche sui nuovi arrivati. Per esempio Fratangelo,
che è stato, se vogliamo, un colpo importante, perché scendeva dalla Lega Pro. Lui era un ragazzo in Lega Pro considerato un prospetto per fare molto bene, addirittura con un futuro in cadetteria. Si ritrova adesso a sposare una causa come quella del Pineto. Sabato esordio, gol dopo pochi minuti. Come lo stai vedendo? Io lo sto vedendo bene, per me è un ottimo giocatore. È normale che adesso fisicamente non è al top, perché veniva da un'esperienza di Teramo dove ha giocato pochissimo. È un giocatore, per noi può essere un giocatore importante. Io sinceramente non lo reputo un under, perché anche se è un 98, secondo me ha un'esperienza. Per quello che può dare, secondo me è un over a tutti gli effetti. Solo io quello che spero che lui capisce presto, però secondo me è un bravissimo ragazzo, che questi giovani che scendono dalla Lega Pro devono capire che la Serie D, soprattutto il girone nostro, è duro. E a volte, e non parlo di Fratangelo, parlo a volte di ragazzi che scendono dalla Lega Pro, vengono mentalmente in Serie D con la consapevolezza di fare la differenza, di fare bene, perché sai, vengono da una categoria superiore. Invece io ho 3 anni che la sto facendo questa categoria e mi devo ricredere. Anche io, quando giocavo in Lega Pro, dicevo, sai, la Serie D è un campionato inferiore, debole, invece soprattutto quest'anno... Sono più turni di campionato, sono più infrasettimanali... E Fratangio, secondo me, noi ci può dare una grossa mano. Ma più che adesso, secondo me, dal gennaio in poi, dopo, perché già il periodo natalizio, che ci alleniamo di più, rifacciamo il richiamo della preparazione, lui... Secondo me adesso sta soffrendo più l'aspetto fisico che mentale, perché sì, il giocatore si vede che c'ha dei colpi, ma abbiamo visto Domenica Vezzano che c'ha grosse qualità. Se il ragazzo cresce anche dal punto di vista fisico e mentale, secondo me può essere un'ottima spalla per Tomassini lì davanti, perché il Pineto ha bisogno di qualcuno che dia manforte in quel ruolo. Fratangelo potrebbe essere importante. Più che altro un giocatore diverso, c'era caratteristiche diverse da Tomassini. Esatto, sì. Per cui infatti, secondo me devono giocare insieme. No, ma anche se non giocano insieme, però durante la partita puoi puntare un po' di più sulla velocità con Fratangelo, un po' di più sul fisico con Tomassini. Certo. Secondo me possono rendere bene. Ci ha fatto spaventare sabato Riccardo Della Quercia, tutto bene. Peraltro, oltre alle condizioni che abbiamo sabato sera, abbiamo avuto il collegamento con Roberto Giammarino, che ringraziamo, che ci ha subito rassicurato sulle condizioni. Però questo ci ha dato anche lo spunto per conoscere, insomma, chi è anche iniziato a curare la vostra pagina social con anche dei video simpatici, vero Roberta, in cui si dava appuntamento alla gara di oggi. È stato anche un modo per far capire che era tutto a posto. Oggi non ha giocato, però per precauzione non ha giocato, però insomma c'è, è schierabile, quindi insomma tornerà presto. Assolutamente. Va bene, passiamo oltre, perché poi Marco con te faremo anche una disamina, visto che siamo quasi al giro di boa, più o meno le avete incontrate tutte, poi faremo anche una disamina delle squadre, del loro lignaggio. Vediamo l'unica nota lieta davvero della giornata, aspettando ovviamente Cesena Notaresco, che si gioca tra poco. Sono 19:48 per chi ci segue in diretta, quindi tra 3/4 d'ora inizia la gara del Manuzzi. Vediamo la vittoria della Vastese in rimonta sul Castelfidardo, 2-1, il servizio di Stefano Recanati. Il 17° turno del campionato di Serie D, l'ultimo infrasettimanale per questa prima parte di campionato, sorride alla Vastese, che batte il Castelfidardo per 2-1 con un secondo tempo tutto cuore. La squadra di Montani si presenta all'appuntamento con il fanalino di coda Castelfidardo, schierando i suoi con il 4-3-3, affidando la mediana al nuovo arrivato Cappellupo ed il reparto avanzato a Capitan Fiore, Leonetti e Sciva. 4-3-1-2 per Vagnoni, mister dei marchigiani, con l'ex notaresco di Lollo in mezzo al campo ad agire da metronomo, con Calabrese a finire per la coppia Rivi-Petrarulo. Primi 10 minuti di studio, ma al decimo ci prova Leonetti. Buona la serpentina del numero 11 di casa, ma il suo tiro è parato da Barbato. Al 22° ancora Vastese. Con Fiore, il fantasista, domestica una buona palla in area di rigore, ma il suo tiro è deviato in corner dalla difesa fidardense. Un minuto dopo si fa vedere anche la squadra marchigiana, con Calabrese che riceve da Rivi, ma il suo tiro è parato da Selva. Al 27° ancora Castelfidardo che pareggia le occasioni mancate, con Rivi che strozza troppo il suo
suo tiro incrociato verso la porta. Alla mezz'ora la Vastese ha la doppia occasione per portarsi in vantaggio, la prima con Palestini, ma il suo tiro dal limite chiama la super risposta in angolo Barbato. Un minuto più tardi è Fiore che dalla sua mattonella mette fuori. Ma al 37esimo, come un fulmine a ciel sereno, arriva il gol del Castelfidardo con Calabresi che da 30 metri trova l'Eurogol di giornata con la sfera che bacia il palo e si insacca alle spalle del numero 1 di casa. La squadra di Montani accenna una timida reazione con Sciba al 43esimo, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa ospite, ripresa che parte subito con un cambio e Stivaletta a fare il suo ingresso in campo al posto di D'Alessandro. La Vastese stenta e va avanti a sprazzi, così come all'11esimo quando dagli sviluppi di un calcio d'angolo è Sciba ad avere la sfera del pareggio, ma il suo colpo di testa dalla distanza ravvicinata è centrale per impensierire Barbato, ma lo sforzo dei biancorossi viene premiato al 17esimo quando proprio il neoentrato Stivaletta di testa su angolo di Capellupo riesce con l'aiuto della traversa a battere il bravo Barbato. Il Castelfidardo cala il ritmo e la Vastese ne approfitta al 22esimo quando ribalta il parziale con Leonetti. Ottimo il dai vai con Sciba, il numero 11 di casa, è bravo a infilare il numero 1 ospite. Passano due minuti ed è il neo arrivato Capellupo a dare l'illusione del gol con una punizione che incoccia il sostegno della porta difesa da Barbato. Il Castelfidardo accusa il colpo ma al 31esimo si fa rivedere dalle parti di Selva, ma il tiro di Massi è debole per impensierire Selva. Vagnoli non ci sta visto l'ottimo primo tempo e tenta la carta Giovagnoli in attacco, così da una sua sponda al 43esimo e Calabrese a concludere alle stelle. Finisce così dopo 4 minuti di recupero la sfida dell'Aragone. Tra 4 giorni sarà di nuovo campionato con la sfida al De Marsi tra Avezzano e Vastese. Presidente Bolami, una Vastese da due volti, un secondo tempo che è riuscito a dare una soddisfazione ai propri tifosi, però abbiamo visto nel primo tempo questo battibecco, dai tifosi si chiede qualcosa in più. Ma sicuramente si aspettavano qualcosa in più da quest'anno, noi come ho detto dall'inizio stiamo mettendo la faccia, c'è un progetto, ci stiamo veramente mettendo l'anima e non è che arrivi in 2-3 anni e risolvi i tanti problemi che c'erano dietro dei pregressi, ci sono tante cose da fare, stiamo facendo il possibile, però i risultati aiutano, io dico soltanto ai tifosi di stare vicino a questa squadra che abbiamo fatto già un cambiamento a dicembre, non è facile, oggi abbiamo lottato con il cuore e se giochiamo così qualche bella soddisfazione ce la troviamo, ci vuole pazienza come tutte le cose. Guardiamo un po' a lungo, domenica ci sarà il derby con l'Avezzano, una sfida tra due squadre un po' amareggiate da questa prima parte di campionato, che sfida sarà quella? È una sfida come tutte le domeniche, sappiamo che è un campionato difficile, sappiamo che l'Avezzano sta attraversando un buon periodo, è partito come il 9 per fare un buon campionato, il calcio è questo, purtroppo non è, c'è la certezza di fare bene, nonostante abbiamo fatto il massimo con tutti i punti messi sulle i, abbiamo fatto qualche passaggio sbagliato, si sbaglia, si rimbocca le maniche e siamo qua a fare il bene per la Vastese. Il primo quarto d'ora del secondo tempo ci eravamo raccomandati di essere concentrati, di partire forte, invece senza motivo ci siamo abbassati, il primo tempo invece siamo stati sempre alti perché la Vastese dei giocatori, se te porti negli ultimi 16 metri ti fanno male, hanno cominciato, gli abbiamo concesso sempre l'uno contro uno a 16 metri della porta, abbiamo concesso poi di conseguenza tanti calci d'angoli, è una squadra anche strutturata fisicamente, però non è tanto il quarto del secondo tempo, ma noi il primo tempo, lasciamolo dire, abbiamo sbagliato 2-3 gol clamorosi, abbiamo sbagliato sempre la scelta e venire qui e pensare di gestire un solo gol è impossibile e invece forse abbiamo pensato di gestire l'1-0 con una squadra così forte davanti, è una scelta sbagliata, ma noi avevamo parlato di rimanere alti, di fare la stessa partita del primo tempo, non è stato un fatto fisico perché il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti li abbiamo messi là per cercare di recuperare, quindi è stato un fatto mentale, non riusciamo a gestire mentalmente la partita per tutti i 90 minuti. Eccoci rientrati, allora, vittoria e rimonta, è chiaro, e vado da Andrea, abbiamo visto la vittoria della Vastese, chiaramente ci stanno scrivendo, Vasto sta arrivando e noi ne siamo particolarmente lieti. È chiaro che soprattutto nel primo tempo, con il risultato di svantaggio, ho sentito le parole del presidente Bolami, probabilmente c'è stato un punto, un momento in cui c'era un po' di insofferenza, c'è un po' di insofferenza ovviamente, c'è fretta di voler risalire, è chiaro che non è una cosa facilissima farlo, soprattutto considerando da dove si partiva.
Assolutamente no, io penso, siccome ne abbiamo parlato, ci torno su, l'aspetto più ottimistico in questo momento è quello di una rimonta playoff, ma è l'aspetto più ottimistico, cioè le cose da qui in poi devono andare sempre bene. Non bisogna sbagliare un colpo. A quel punto la Vastese potrebbe anche mettere su una rimonta per mirare al quinto posto, però da lì alla previsione più ottimistica ci sono altri step, altri passaggi e altri stati di fatto, e quindi può succedere benissimo che la Vastese condurrà un campionato con alti e bassi da qui alla fine e non riuscirà a ricucire quel gap enorme che si è creato a inizio stagione, così come può succedere anche, la peggiore delle ipotesi, che la Vastese ritorni in un tunnel come è già stata in inizio di stagione, e se rientri in quel tunnel poi devi lottare per la salvezza fino alla fine. Cioè, purtroppo in questo momento io penso che a Vasto non si possano fare i calcoli. Penso che il modo di ragionare di Fabio Montani sia il migliore in assoluto. Lui cerca prestazioni, cerca risultati, ma guarda partita per partita senza fissarsi l'obiettivo di una rimonta playoff. L'importante, per come si è messa la stagione, è intanto mantenere la categoria senza correre dei rischi. Dopodiché il tempo dirà se i correttivi fatti nel corso di questo mercato, che non ancora si è chiuso, riusciranno a dare una quadratura definitiva alla squadra. Ritengo che gli innesti di Sbardella e Capellupo siano degli ottimi acquisti, perché Sbardella è tra i migliori difensori della categoria. Lui è bravo sia come difensore sia anche in sede di impostazione, quindi è un giocatore affidabile, lo ha dimostrato in questi anni. Capellupo è un giocatore che ha fatto anche la C, è un giocatore d'ordine, e mancava alla Vastese un giocatore d'ordine, mancava come il pane, quindi al di là di come giocherà, spero bene per la Vastese, Capellupo ha l'identikit del giocatore che a questa squadra mancava, quindi gli innesti mi pare ci siano, quindi le premesse sono buone per costruire una buona seconda parte della stagione. Dopodiché, conclusione che è un po' più di colore, se guardiamo quello che ha fatto la Vastese negli ultimi due anni, grandi gironi di andata e pessimi gironi di ritorno. Chissà che la ruota non possa girare e quindi dopo un brutto girone d'andata, almeno nella primissima parte, ora magari viene fuori un girone di ritorno molto buono che può accendere altre speranze. Però bisogna andarci cauti. I due innesti mi sembrano ottimi. A proposito, poi chiedo un giudizio anche a Marco Pomante, che viene anche sollecitato da casa. Buonasera, credo che la difesa... Buonasera Marco, credo che la linea di difesa del Pineto sia molto forte e soprattutto tecnica, anche se sei di parte ti chiedo un giudizio. Ha ragione. Anche no, senza Pomante? Sì, ma soprattutto vedendo gli ultimi risultati, soprattutto senza Pomante. No, okay. No, a parte i scherzi, noi abbiamo difensori molto molto forti, a partire da Alfonso, Pepe, Luca Orlando, Mazzei, Riccardo Della Quercia, sono giocatori che secondo me potrebbero avere un gruppo, a parte Alfonso che è un vecchiotto come me, ma Mazzei, Orlando, Riccardo Della Quercia possa avere un grosso futuro. A proposito, visto che Andrea parlava di Sbardella, sei d'accordo con la sua valutazione? Cioè uno, un centrale affidabile, di affidamento? Un centrale spessore, un centrale forte che ultimamente ha fatto bene. Ha detto bene Andrea, la Vastese con l'acquisto di Sbardella va a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo, però penso io che la Vastese secondo me era forte anche prima, la rosa c'era forte anche prima, però era incappata in momenti, in partite negative, in momenti negativi che in questo campionato ci stanno. Spesso bisogna anche essere un po' bravi e fortunati a centrare gli uomini giusti nel loro momento di forma giusto, nel loro momento di carriera esatto. Sì. Sì, ma se guardiamo i giocatori, io se guardo l'attacco della Vastese, sinceramente in Serie D forse il Cesena, ma attacco come Fiore, giocatori come Fiore, Leonetti, Sciba, stesso Giampaolo, giocatori che
in questa categoria li vorrebbero tutti, ma giocherebbero da tutte le parti e farebbero bene da tutte le parti. Ma un periodo così negativo, ma negativo se parliamo alla fine Leonetti gol, mo non so se ma ha fatti 9-10 gol. 10 gol. 10 gol, alla fine il suo lo sta facendo. Gli sta mancando secondo me, gli stanno mancando un po' secondo me i gol di Fiore, però è un giocatore che in questa categoria ha sempre fatto differenza e sono convinto che prima o poi tornerà a farla. Oh, Andrea, cioè, ci scrivono, Leonetti va via da Vasto, diciamo insomma un po' le cose più o meno quelle che sappiamo. In teoria per una D no, o meglio c'era stato l'interessamento del Cesena e poi siamo venuti a scoprire non solo per Leonetti, anche di un abruzzese che non è il Pineto però. Una abruzzese adriatica. Com'è? Che non è il Pineto. Non ho capito, scusa. Una abruzzese adriatica che non è il Pineto. Vabbè, te lo dici, chiaramente non è Basto, vabbè. Abbiamo scoperto che c'era stato anche un interessamento di una che poi ha preso un'altra attaccante, del Francavilla. Esatto. Però in Serie D, come avete potuto capire, e visto che Leonetti gioca ancora a Basto, per una Serie D la Vastese non lo dà, non vuole cederlo, non l'ha dato neanche al Cesena che aveva offerto comunque dei soldi sul piatto. Certo. Perché ritiene di doversi giustamente tenere uno degli attaccanti in questo momento, ricordiamo, capocannoniere con 10 gol insieme a Pera, mi pare, della categoria. È chiaro che se chiama una categoria superiore, Leonetti ci pensa. Ci pensa e in quel caso il fronte si aprirebbe dalla prossima tornata. Da gennaio. Che dire, Leonetti è un giocatore forte, peraltro io feci il ragionamento che se chiama il Cesena è difficile dire di no, perché comunque il Cesena ha maggior ragione ora che ha rimontato e che può effettivamente vincere il campionato come era nelle aspettative iniziali, ma se non era quest'anno sarebbe comunque l'anno prossimo. Cesena ti dà la prospettiva di vincere il campionato, salire e far parte di un gruppo che può fare la Serie C, quindi è chiaro che si apre un'altra prospettiva, la prospettiva che ha colto Jacopo Fortunato, che peraltro ha avuto un ottimo inserimento, due partite, due gol, decisivo già il suo impatto. E se lui dà una mano a questa promozione del Cesena, magari l'anno prossimo ha un contratto tra i professionisti. Quindi è difficile dire no al Cesena. Per ora la Vastese ha resistito, il ragazzo è comunque anche legato un po' all'ambiente di Vasto, però io ritengo che per quanto riguarda Leonetti, finché non saranno chiusi tutti i mercati, non si possa mai dire l'ultima parola, perché una sua partenza non è da escludere al 110%. Staremo a vedere, però finché sarà aperto anche il mercato dei professionisti, un giocatore come Leonetti può fare sempre comodo. Certamente. Oh, a proposito di Fortunato, hai visto anche a Cesena, partito fortissimo. No, ma Iago è un giocatore importante in questa categoria. Ha dimostrato con noi, come ha detto voi, lo sta dimostrando adesso col Cesena. Gli è capitata questa opportunità che sinceramente la doveva sfruttare. A me quando mi ha detto Marco vuole il Cesena, gli ho detto ancora sei qua, ma non per qualcosa. Certo. È un ragazzo che è tutto un bravo ragazzo, poi è un ottimo giocatore che stava facendo bene. Quando ti, come avete detto prima voi, quando vi capita vi chiama il Cesena, non, è difficile dire di no, soprattutto un ragazzo giovane come Jacopo. Assolutamente. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi tutti gli altri servizi di Serie D, a tra poco. Lo Frangarillo voleva? Sì. Poi non glielo... Eccoci rientrati con l'Abruzzo del pallone. Oh, visto che, caro Andrea, ci stanno scrivendo in tanti da Avezzano e peraltro settimana prossima, infatti ci scrivono, dove è finito l'Avezzano, però è già in cassa integrazione. Vabbè. Adesso, a parte le battute, peraltro domenica c'è un doppio derby, c'è Giulianova Notaresco e c'è Avezzano Vastese. Le due grandi deluse, Avezzano e Vastese, le due deluse di inizio stagione. Ma perché vengo da te? Scambio Leonetti per Barbuti e Piccioni, intanto. Secondo me questo viene da Teramo, questo messaggio. Sicuro. Così a naso. Perché tu ieri eri ad Avezzano?
per la presentazione del nuovo organigramma. Allora facciamo così, ci vediamo Campobasso, Avezzano 1-0, il servizio ovviamente di Gianni Bruno per Telemolise, le interviste, poi rientriamo, facciamo il commento sulla partita e poi apriamo la pagina sulla nuova società. Campobasso Avezzano. Successo dorato per il Campobasso di Bagatti che liquida l'Avezzano grazie ad un guizzo del solito Musetti a metà secondo tempo. Ad una prima frazione sostanzialmente equilibrata segue una ripresa nella quale i rossoblù provano a costruire qualcosa di più rispetto ad un avversario davvero troppo timido. La vittoria, la seconda consecutiva, è assolutamente meritata. Si gioca di fronte a circa 400 spettatori infreddoliti. Dirige il signor Virgilio di Trapani. Poco prima del decimo, cross dalla destra al centro contrasto fra Lobello e Deramo, il trapanese signor Virgilio lascia correre mentre la punta ospite chiede il calcio di rigore. Il Campobasso tiene il baricentro alto all'undicesimo, Giacobbe defilato calcio in porta ma Fanti protegge come si deve, replica avezzanese al tredicesimo con una conclusione angolata che Esposito para ma non blocca. Al diciannovesimo punizione di Danucci, stacca Marchetti, para l'estremo abruzzese Fanti. La gara vede due formazioni affrontarsi senza troppi tatticismi. Al ventunesimo l'appoggio di Padovani a Besana vede una conclusione non troppo pulita con il giocatore abruzzese che scivola pure. Bagatti conferma le tre punte Giacobbe, Alessandro e Musetti, manca Merio nella lista dei convocati, esordio per la Barba a sinistra in difesa. Ritmi godibili con le prime occasioni che giungono poco dopo la metà del tempo. 34esimo, gran giocata di Grazioso in verticale, palla buona per Deramo che cerca di evitare Esposito ma poi perde il possesso della sfera, protesta anche per un presunto tocco di mani del portiere di casa fuori dall'area di rigore. Si può giocare con il Campobasso che ribalta velocemente il fronte e Alessandro a ritagliarsi uno spazio interessante in area, salvo sbagliare il vantaggio davanti al portiere abruzzese. Al riposo, senza minuti di recupero e con 1-0-0 giusto, l'inizio della ripresa si presta a ritmi molto bassi, occasioni da rete neanche a parlarne. Bagatti effettua i primi cambi all'altezza del quarto d'ora, dentro Cogliati e Antonelli al posto di Giacobbe e Di Paolo. Secondo tempo molto piatto, al ventesimo Alessandro effettua un tiro a dir poco telefonato per Fanti. Al ventitreesimo è Cogliati a cercare di svegliare i presenti con un mancino deviato in calcio d'angolo da Di Gianfelice. Dalla bandierina batte Danucci in area, l'ultimo tocco quello vincente di Musetti che segna con una grande puntualità, sbloccata l'inerzia di una gara priva di emozioni ma soprattutto scongelati i padroni di casa dal punto di vista mentale. L'Avezzano protesterà a fine gara per una presunta uscita del pallone dal campo manovrato da Lobello prima del passaggio all'indirizzo di Cogliati. I rossoblù provano adesso a chiudere i conti al 31esimo, diagonale di Alessandro che guarda da vicino il palo della porta abruzzese. Un minuto più tardi, spinta in area di Gianfelice su Cogliati, l'arbitro dice al rossoblù di rialzarsi al più presto. Mister Giampaolo prova a cambiare qualcosa con gli ingressi di Dosa e Cirilov al posto di Conti e Grazioso. Nonostante gli avvicendamenti, l'Avezzano non fa mai lavorare Esposito. Bagatti rinuncia ad Alessandro dal 43esimo per far entrare Minchillo. Al 44esimo Avezzano pericoloso, arriva un lancio verso l'area rossoblù e Lobello che offre l'assist involontario a Besana che cicca completamente l'intervento. Sul tiro poi di Dosa c'è il muro di La Barba. Al 92esimo grossa chance per Musetti che ha il tempo e spazio in area di rigore ma si vede negare il raddoppio da Fanti. Ancora occasione per il rossoblù è il 95esimo quando Cogliati è scatenato in area di rigore, nessuno è in grado di fermarlo, salvo poi un salvataggio sulla linea di porta da parte di Tariuc. Poco dopo la gara terminerà con la seconda vittoria consecutiva del Campobasso che tra l'altro torna a vincere fra le mura amiche, non succedeva dallo scorso mese di settembre ed era la seconda giornata di campionato. Giampaolo dell'Avezzano attende 5 o 6 rinforzi per ripartire. Bagatti si gode il suo 10° punto da allenatore del Campobasso e aspetta qualche altra pedina prima della fine del mercato invernale. Ma è stata una bella partita, voglio dire, sapevamo della forza del Campobasso, sapevamo dei giocatori importanti che la società sta acquistando. Per cui abbiamo impostato la partita con grande attenzione, cercando di tamponare, diciamo così, il loro gioco e di ripartire in contropiede. Siamo una squadra in completa evoluzione, abbiamo bisogno di giocatori importanti di categoria, però i ragazzi
i ragazzi, perché sono molti ragazzi, si sono comportati bene, hanno giocato al massimo, nelle proprie possibilità, anzi forse anche un po' di più. Peccato per quel gol, secondo me, che c'è stato una palla che è andata fuori, che il segnalino non ha visto. Cioè, prima del tiro di Cogliati, dice lei? Esatto, sì. Lì poi è scaturito il gol su calcio piazzato, l'ennesimo calcio piazzato, calcio d'angolo, che ci siamo persi l'uomo e hanno fatto gol. Però, ripeto, non posso rimproverare niente ai ragazzi, perché hanno dato l'anima. È normale che sono ragazzi che devono ancora capire com'è il campionato di Serie B. Abbiamo solo 2-3 elementi, diciamo così, di esperienza, ma per cercare di salvare la categoria c'è bisogno di giocatori importanti che possano appunto darci una mano. Tanto faccio i complimenti all'Avezzano, perché ha fatto un primo tempo di grande intensità e ci ha messo in difficoltà, proprio alzando il ritmo. Era abbastanza prevedibile che non potevano tenere quel ritmo per tutta la partita, infatti nel secondo tempo siamo venuti fuori e penso che abbiamo meritato la vittoria. Musetti implacabile. Ah, Musetti è un giocatore importante che sta piano piano, sta trovando la condizione. Consideriamo che era 6 mesi che non giocava prima di venire qui a Campobasso. Secondo me più si va avanti, più sarà determinante. Allora, Deramo rimane, poi tra poco apriamo anche la parentesi di mercato. Abbiamo l'intervista al nuovo direttore sportivo dell'Avezzano, Mauro Traini, realizzato proprio ieri dal nostro Andrea Costantini. Oh, l'Avezzano è una delle poche squadre che vi mancano ancora da affrontare. Sì, incontriamo l'ultima. L'ultima giornata. Chiaramente troverete una squadra molto molto differente rispetto a quella che avevate immaginato di incontrare qualche settimana fa, molto diversa. Sì, sicuramente. Ma questa è la Serie D, perché a dicembre le squadre cambiano proprio organico a seconda del risultato che stanno facendo in quel momento. Se guardiamo anche il Campobasso, che nelle ultime 2-3 settimane ha fatto degli acquisti, parliamo di un giocatore come Musetti, che due anni fa vinse il campionato col Parma, un giocatore importante che non so quanti gol ha fatto in 3 partite a Campobasso, 4-5 gol. Sì. È normale che affrontiamo una squadra da Avezzano che non è un po' in difficoltà, però questo è un campionato difficile, come abbiamo visto oggi. Certo, quando ti trovi sotto è anche difficile. Vediamo la classifica, è anche, cioè, serve proprio un break fatto di 2, 3, 4 risultati pesanti, perché altrimenti guarda qua Marco, l'Avezzano che aveva vinto la settimana scorsa si ritrova un'altra volta penultimo. Ma soprattutto ha perso con una diretta concorrente come il Campobasso, che già pareggiando la partita di oggi, sai, il Campobasso rimaneva a 15 punti come loro, e quindi sì. È dura. Poi quando trovi il gioco anche a livello mentale non è facile, soprattutto adesso che è una squadra giovane, perché sono andati via giocatori di spessore. Prima stavamo vedendo, facendo con te, rimaniamo sulla classifica, Maurizio, ti ringrazio, perché stavamo facendo un po' il punto, perché secondo anche la tua opinione, dalla parte destra ci sono alcune squadre che tra un po' probabilmente o non saranno più nella parte destra, oppure avranno la capacità di inanellare qualche punticino di più rispetto a quello che ci si può aspettare. Secondo me sì, il Forlì, lo stesso Campobasso, stessa Vastese, che per me è una squadra forte, e stessa Agnonese che abbiamo visto oggi, a me mi ha fatto una grossa impressione, perché io l'allenatore dell'Agnonese allenava l'anno scorso Foglia Manzillo, sì, Antonio Foglia. Già l'anno scorso che il Campobasso, quando giocò contro noi l'andata soprattutto, sì, mi fece una grossa impressione. È una squadra organizzata che fa quello che si vede, che ha delle idee in campo. E sono squadre che nel mercato di dicembre sono rinforzate. Il Forlì secondo me già era forte prima, ha preso il giocatore importante a dicembre, ma secondo me anche lo stesso Castelfidardo a me ha fatto una grossa impressione quando è venuto da noi. La Jesina, che 2 domeniche fa ha battuto il Matelica, è un campionato che ogni domenica non c'è un risultato scontato. Certo, molto molto complicato. Roberto, poi vengo da te anche per sapere se ci sono prospettive di mercato per il Pineto, perché prima insomma hai fatto domanda esplicita da Mauro, ha un po' glissato come è giusto che sia, però visto che stavo parlando dell'Avezzano vado da Andrea, perché tu, caro Andrea, ieri sei stato proprio ad Avezzano in municipio, sì,
per questa cerimonia in cui di fatto si è aperta una nuova era, un nuovo presidente, e lo sapevamo già, un nuovo direttore sportivo ufficializzato in settimana, Mauro Traini, ma anche altri ruoli sono stati definiti. Sì, sì, è un nuovo sodalizio. Ci sono stati dei passaggi nel corso di questo incontro che mi hanno colpito e li abbino a un po' di voci che ho raccolto tra i tifosi dell'Avezzano, molti erano presenti ieri in comune. Uno degli aspetti che mi ha colpito, intanto D'Alessandro ha voluto sgomberare il campo da alcuni equivoci, perché lui dice: Mi incontrano per strada e mi dicono tu sei un prestanome. Poi non so se il prestanome sia di chi c'era prima, cioè di Gianni Paris, o il prestanome di altri gruppi. Lui però ha detto: io non sono il prestanome di nessuno, noi faremo calcio e lo faremo appunto con questa rinnovata società. E cosa si respirava? Beh, molti tifosi mi hanno proprio detto: noi ora torneremo al campo, noi torneremo allo stadio. Da parte di una parte della tifoseria c'era stato uno scollamento dalla squadra. Ora in molti mi hanno detto ieri: si rivede la gente agli allenamenti, si rivede la gente allo stadio. In effetti, con la Savignanese, partita che poteva sembrare anonima, poi dopo il cambio di società, in effetti il pubblico c'è stato. E quindi, insomma, evidentemente con Paris e una parte della tifoseria, anche con la parte degli ultras, si era creato uno scollamento nel corso delle precedenti stagioni e solo in parte era stato sanato. Quindi con una rinnovata società penso che una parte del pubblico tornerà più volentieri allo stadio. Intanto va anche detto che quello che ha fatto Gianni Paris in questi anni non si può sottacere. Lui forse ha avuto il demerito di aver chiuso da solo questa esperienza d'Avezzano, di aver voluto fare tutto lui, però ha fatto anche dei risultati, una serie di promozioni, il ritorno in Serie D, il terzo posto dello scorso anno, la semifinale playoff, l'ambizione di voler riportare in Serie C l'Avezzano. Probabilmente è stato fatto il passo più lungo della gamba, non lo so, si sono poi generate delle dinamiche che evidentemente hanno portato a questo distacco da parte di questi tifosi nei confronti della squadra e della società. Ora c'è questa società che è rinnovata, che riparte dall'ex vicepresidente, ora proprietario delle quote sociali, di quasi tutte le quote sociali, cioè Luciano D'Alessandro. Rispetto alla gestione Paris c'è un organigramma più diffuso, responsabilità più diffuse, c'è un direttore generale, c'è un vicepresidente, c'è un direttore sportivo, figura che era mancata, una figura reale di direttore sportivo, dopo l'addio di De Angelis era mancata da Avezzano, ora c'è ed è la figura di Mauro Traini. Questo intanto è Roberto Di Nicola, il bomber avezzanese, anche lui era presente ieri in comune. Ha detto Luciano D'Alessandro: come possiamo riportare gente allo stadio, come possiamo riportare più pubblico, cercando di non portare in giro nessuno. Lui ha voluto evidenziare questo passaggio, poi ognuno tragga le interpretazioni che vuole. Io riporto quelle che sono state le parole che ha voluto pronunciare lui, e ha voluto dire: io non sono il prestanome di nessuno. Quindi ora l'impresa non dico sia ardua, ma però il problema, come ci scrivono, Andrea, senza risultati il pubblico non si conquista, ecco, poi appunto, alla fine perché ora ci vogliono sempre i risultati. E infatti sto venendo al dunque, perché la situazione è piuttosto complessa. L'Avezzano è penultimo, ha questi 3 punti di penalizzazione, ha una squadra in totale ricostruzione e si continua a giocare. Addirittura nel mercato nella settimana in cui chiude il mercato ci sono 3 partite, e quindi tra le tante squadre l'Avezzano è quella più penalizzata da tale situazione, perché sta ricostruendo in un momento in cui si gioca tanto. Ecco perché dico che non sarà facile uscire fuori da questo momento. Arriveranno altri giocatori, prima si parlava di Teramo, io penso che ci sia il rischio che lui vada via con il mercato dei professionisti. Quando appunto c'era Paris si parlava di questo interessamento forte dello Spezia. Quindi è un interesse che può restare vivo anche nelle settimane successive.
Però devono arrivare dei giocatori, perché così l'Avezzano non si salva. Certo. Avendo questo organico troppo ristretto, c'è bisogno di una cospicua integrazione. Poi Mauro Traini qualcosina dirà nel corso dell'intervista che abbiamo realizzato ieri, però è un punto di partenza tutt'altro che semplice, perché quando c'è una cessione societaria è comunque un momento delicato da un punto di vista amministrativo, e da un punto di vista sportivo c'è una nuova gestione tecnica, quella appunto di Mauro Traini, e c'è una squadra che è stata smantellata e che ora deve essere ricostruita. Certo. Chiudo dicendo che è stato confermato Federico Giampaolo, e Traini ieri nel corso dell'intervista ha detto: io sono contento, anzi è stato un aspetto per me anche fondamentale il fatto che la società abbia confermato Federico Giampaolo, anche perché Mauro Traini ha lavorato con Marco Giampaolo, che ora allena la Sampdoria, fratello di Federico, ai tempi hanno collaborato ad Ascoli, quindi insomma c'è stima reciproca, e questo può aiutare in questo processo di ricostruzione, nel quale chiaramente Traini e Giampaolo dovranno individuare quelle pedine che serviranno per il rilancio della squadra. Assolutamente. Intanto da Vasto vogliono Paris in biancorosso insieme a Bolami, al vicepresidente Scavetta. Poi insomma, quando... Ma infatti guarda Jacopo, io sì, ci tengo appunto, abbiamo riportato quello che è stato detto ieri, quello che ha detto Luciano D'Alessandro, quello che alcuni tifosi ci hanno fatto sapere. Certo. Poi se questo sia più o meno vero, insomma, queste sono cose che poi ognuno valuterà, sempre tenendo presente che, per quanto sia un personaggio che magari ha fatto discutere, che magari è divisivo come Gianni Paris, però in questi anni ha fatto comunque dei risultati, non è riuscito ad andare oltre, e ora spetterà a questa nuova società cercare di mantenere la categoria e chissà rendere questa piazza ulteriormente ambiziosa. Assolutamente. Intanto ci scrivono una cosa che però abbiamo detto all'inizio, cioè che l'Agnonese con i vari Ricciardo, Albanese, Formuso è una squadra molto diversa, è molto più forte rispetto a quella che aveva iniziato il campionato. Peraltro Andrea, poi nell'intervista che sentiremo tra poco, perché adesso dobbiamo far vedere le formazioni di Cesena Notaresco, nell'intervista Mauro Traini dice rispondendo alla tua domanda, un amico in comune ci ha messo in contatto, perché insomma come mai uno che insomma diciamo ha geograficamente un'attinenza con la parte nord Abruzzo, sud Marche, va ad Avezzano. Da quello che siamo riusciti a capire è stato Massimo D'Aprile, ex direttore generale del Teramo, ex direttore generale dell'Avezzano, ex giocatore dell'Avezzano. Ex giocatore dell'Avezzano ha il tramite per questo connubio, che speriamo sia fortunato. Intanto dopo la pubblicità vediamo l'intervista a Mauro Traini. Adesso le formazioni di Cesena Notaresco le vediamo. Notaresco con la formazione tipo Monti tra i pali, Salvatore e Dalmazzi coppia dei centrali difensivi, Fabriani a destra, Mozzone a sinistra, a centrocampo Blando, Candellori e Bontà, e poi Moretti e Minella il trio d'attacco. In panchina D'Ostiglio, Sieno, Di Stefano, Fiscaletti, Ruci, Leonzi, Manari, Laringe e Marcelli. Allenatore è Mirko Cudini, qui c'è Giuseppe Antoniozzi, forse perché Cudini è squalificato. Cudini è squalificato. Sì, era stato allontanato contro il Monte Giorgio. Ok, contro il Monte Giorgio, vero? Esatto. Vediamo il Cesera: Agliardi, Noce, Ciofi, Benassi, Valeri, De Feudis, Campagna, Tortori, Fortunato, che dunque riparte a titolare, ma non poteva essere altrimenti, Danilo Alessandro e Giovanni Ricciardo. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Tortori, Alessandro, Fortunato e Ricciardo. Beh. In panchina. Beh. Sarini, Poggi, Viscomi, Tola, Zamagni, Pastorelli, Andreoli, Tonelli e Capellini. Tratto, allenatore Tonelli riserva di lussissimo. Sì. Perché sì, può comodamente giocare al posto di uno tra Tortore e Alessandro, pur avendo un pedigree leggermente inferiore, ma in Serie D Tonelli è un giocatore che spacca le partite. Ciao Jacopo, sono Luca da Giulianova. Ciao Luca, un saluto a te, ad Andrea Costantini. Oggi un'altra prestazione inguardabile del mio Giulianova. Io non c'ero a Monte San Giusto perché si giocava a Monte San Giusto, ma caro Luca stai con noi perché ovviamente tra poco ti faremo vedere la partita purtroppo sfortunata del Giulianova. Ci dobbiamo fermare però per la pubblicità, torniamo tra poco. Giulianova, eh?
Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, andremo dritti fino alle 21, però eravamo in debito con l'intervista realizzata dal nostro Andrea Costantini al nuovo direttore sportivo dell'Avezzano, Mauro Traini. Direttore Traini, inizia un nuovo corso ad Avezzano, lei porta la sua esperienza, intanto come è nato il contatto col nuovo presidente D'Alessandro? Diciamo che il presidente mi ha telefonato... imbeccato forse da qualche amico comune, voleva un direttore di esperienza e avendogli fatto questo amico il mio nome, io non ci ho pensato su un attimo, perché venire a fare un'esperienza anche se in Serie D in una piazza come questa di Avezzano penso che sia molto importante. Quindi società nuova, ciclo nuovo, e sono battaglie che mi piace ancora riuscire a vincere. Ecco direttore, sono stati fatti diversi movimenti di mercato già in uscita, evidentemente con una riduzione del budget rispetto alla precedente proprietà e ai precedenti obiettivi. È una rivoluzione che sta ancora proseguendo, immagino. Sì, sicuramente sì. Noi puntelleremo la squadra, perché le uscite sono state molte, quindi puntelleremo la squadra nei punti giusti, con giocatori ovviamente importanti come quelli che se ne sono già andati. Anche perché il nostro obiettivo principale è la salvezza, dobbiamo conquistarla prima possibile. Certo, sono andati via giocatori importantissimi come Cernone, come Dos Santos. Allo stato attuale state perfezionando altre uscite? Altre uscite penso di no, perché la squadra è già abbastanza stretta, streminzita. Ci saranno sicuramente 4-5-6 entrate per poter integrare la squadra e dare al mister una rosa competitiva per il proseguo. L'obiettivo è quello della salvezza, del mantenimento della categoria? Per quest'anno sicuramente sì, perché è anche l'obiettivo della nuova proprietà, composta da ragazzi molto giovani del posto che vogliono fare bella figura, come è giusto che sia. Quindi noi adesso ragioniamo stando con i piedi per terra, ragioniamo costruendo una squadra che possa salvarsi senza tanti patemi d'animo, e poi il prossimo anno provvederemo a progettare magari una cosa molto diversa. Ecco, dove interverrete ulteriormente, soprattutto in quali reparti? Io penso che in difesa dobbiamo intervenire e in attacco, perché diciamo che a centrocampo siamo messi abbastanza bene anche con l'arrivo di Graziosi, con il recupero di Michele Bisegna, quindi in mezzo al campo penso che stiamo bene con i giovani che abbiamo già, davanti e dietro in difesa dobbiamo intervenire sicuramente. La guida tecnica di Federico Giampaolo, state monitorando anche questo aspetto? Mi spiego meglio, solitamente quando cambia uno staff tecnico, cambia una dirigenza, una proprietà, magari l'allenatore potrebbe cambiare anch'egli, ma voi siete intenzionati a proseguire con Giampaolo, valuterete i risultati, qual è la posizione di Giampaolo? La società lo ha confermato, per quanto riguarda me è stata una delle notizie buone, per cui sono rimasto contento e ho accettato di venire qui a Avezzano proprio perché c'era Federico Giampaolo, un tecnico di grande qualità e un grandissimo uomo. In bocca al lupo dunque al nuovo direttore sportivo dell'Avezzano, Mauro Traini, ovviamente in bocca al lupo anche alla nuova struttura societaria biancoverde. Andiamo a Iesi. Prima di andare a Iesi, Andrea, tu oggi eri al Pacifico Carotti di Iesi, sei tornato, sia te che Paolo Renzetti che hai realizzato il servizio, hai detto in coro: partita bruttissima. Sì, non esito a dire che delle partite che ho visto quest'anno di Serie D è la più brutta. E peraltro di gran lunga, è stata una partita davvero dai contenuti piuttosto mediocri, è finita 0-0 e non poteva finire che 0-0, ed è un risultato che, se sei una squadra come la Jesina che devi salvarti, puoi accettare di buon grado e ti può soddisfare. Se sei una squadra che ha ambizioni un po' più alte come il Francavilla, non puoi essere soddisfatto di un risultato del genere, ma ancor di più di una prestazione come quella odierna. Ci andiamo a vedere a questo punto, siamo curiosi di vedere questo scialbo 0-0 tra Jesina e Francavilla. Il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti, vediamo.
Il Francavilla continua a rinviare l'appuntamento con la vittoria che manca ormai da un mese e mezzo. Nelle ultime 8 gare i giallorossi hanno ottenuto 7 pareggi ed una sconfitta, con un ruolino di marcia che vede il bicchiere mezzo vuoto per una formazione partita con ambizioni ma che non riesce da troppo tempo ad esprimersi come vorrebbe. Giallorossi in campo con il 4-2-3-1 e Dos Santos unica punta di ruolo, assente Banegas, Marchigiani a specchio con lo stesso modulo ma anche qualche assenza di troppo, freddo e sole al Pacini Carotti con 300 spettatori sugli spalti, terreno allentato in condizioni precarie soprattutto lungo le fasce laterali, partenza di gara equilibrata con a nono gli ospiti pericolosi con un tiro di Montagnoli sopra la traversa. Il Francavilla si rivede al 17° con una punizione dalla tre quarti di Cosmo Palumbo e con la palla che termina di pochissimo al lato. Al 22° ancora Abruzzesi in evidenza con una sponda di Palumbo per Montagnoli che controlla la palla e tira, trovando però la risposta del portiere di casa Anconetani. E la squadra di Paolo Racchini a fare la partita, anche se al 26° Ricci dalla distanza fa correre un brivido a Spataro che controlla il pallone in due tempi. L'occasione più clamorosa per gli ospiti arriva al 32° quando in area marchigiana Dos Santos mette al centro per Montagnoli che nei pressi della linea di porta in equilibrio precario mette la palla sopra la traversa. Poi qualche altra sortita offensiva della formazione abruzzese con il punteggio che resta però sullo 0-0 fino all'intervallo. Nella ripresa al terzo giallorossi in avanti con Palumbo che con un tiro insidioso sfiora il palo della porta marchigiana. Racchini al 7° effettua il primo cambio con l'ingresso in campo di Cruz per Montagnoli. La partita resta comunque aperta anche se avara di emozioni con il secondo cambio che arriva al 17° in casa abruzzese con l'ingresso in campo di Milizia per De Costanzo e con il neoentrato che al 19° ha subito un guizzo con il suo tiro che fa però terminare il pallone di pochissimo al lato. Nella Jesina al 20° in campo Trudo per Bubalo. I padroni di casa appaiono più determinati non riuscendo però mai a creare seri rischi dalle parti di Spataro. Le emozioni arrivano con il contagocce, con il campo quasi impraticabile che condiziona le giocate di Jesina e Francavilla, ospiti che dopo una lunga fase di stanca poi si rivedono nel finale con un tiro alto di Cruz, ma è un lampo nel buio con uno 0-0 che alla fine non accontenta nessuno. Racchini, 7° pareggio nelle ultime 8 gare, Francavilla che non riesce più a vincere, anche oggi ci avete provato, però obiettivamente non ci sono state grandissime occasioni da rete. Ma è stata una partita equilibrata su un campo quasi impraticabile, perché poi nel secondo tempo soprattutto era difficile giocare. Penso che nel primo tempo abbiamo fatto qualcosina in più noi e abbiamo avuto anche un paio di occasioni con Montagnoli, con De Costanzo e con Dos Santos, quindi penso che la partita doveva essere sbloccata nel primo tempo. Poi queste sono partite poi che io ho provato a cambiare qualcosina davanti, ho messo Cruz, ho messo insieme a Dos Santos dietro Palumbo, però non era facile giocare, si sperava magari di sbloccarla su qualche situazione di palla inattiva e non ci siamo riusciti. Purtroppo è una storia che va avanti da parecchio, non si riesce a vincere, comunque diciamo che abbiamo dei giocatori davanti che sanno segnare, però in questo momento è così e bisogna guardare avanti. È un po' anticipato la domanda che volevo farti, Dos Santos, giocatore che lo scorso anno aveva segnato tantissimo ad Avezzano, seconda gara con il Francavilla ancora secco, ma soprattutto ancora un po' fuori dal gioco della squadra. È arrivato da una settimana, quindi a Matteo bisogna dare il tempo per continuare a lavorare. È un attaccante che ha fatto sempre i suoi gol e ne ha fatti pure tanti, quindi lo aspettiamo. Quindi domenica abbiamo un'altra partita in casa dove non si può sbagliare, perché oramai diciamo che questa situazione va avanti da parecchio e se pareggi consecutivi si muove la classifica, sì, però è anche vero che poi comincia a essere pesante. Quindi guardare avanti con fiducia, abbiamo subito una partita con l'Isernia da non sbagliare. Prestazione che vale perché il Francavilla è una squadra importante e una squadra che ha sicuramente meno punti di quello che la classifica dice, perché ha valori fisici, tecnici e anche proprio di squadra complessivi importanti. E devo fare complimenti ai ragazzi per la prestazione che hanno fatto. Non era assolutamente facile contro una squadra così fisica e giocare una partita così dispendiosa. Abbiamo capito la partita da fare,
abbiamo capito che è una partita sporca e l'abbiamo giocata come doveva essere giocata, quindi una prestazione importante, una prestazione tosta, gagliarda, che ci fa guardare al futuro con fiducia. Marco, vengo da te perché il dato che veramente risulta particolare, se vogliamo, sono i 7 pareggi nelle ultime 8 gare del Francavilla. La partita che non è stata un pareggio è stata una sconfitta. Quindi sono 7 punti nelle ultime 8 partite. Sono pochi considerando, e soprattutto considerando l'attacco che ha questa squadra, che non sta facendo fatica a segnare. Verachini ha detto aspettiamo Dos Santos, bisogna dargli tempo ed è giusto che sia così. Sì, vabbè, Dos Santos è arrivato da neanche 10 giorni, quindi è giusto aspettarlo. Ma io dalle immagini, a parte oggi, che oggi è stata, come detto Andrea, una brutta partita, io le partite precedenti ho visto sempre un buon Francavilla che sinceramente le occasioni le ha create. Quindi secondo me l'allenatore si deve preoccupare quando la squadra non crea occasioni da gol. È normale che quando hai rosa giocatori come Dos Santos, Cruz, Banegas, lo stesso Palumbo, ti aspetti molto da loro, e quando vai a fare 7-6 pareggi di fila con penso pochi gol, uno massimo 2 gol a partita, sai, allora, ti aspetti ne molto fatti di più. Uno con l'Avezzano, uno con il Notaresco, 0 con il Matelica, 2 a Forlì, uno con la San Giustese, uno con la Recanatese, 0 con il Sant'Arcangelo, 0 con la Jesina. Lo so, una normale che ti aspetti di più, perché sono giocatori di qualità, giocatori forti, come io penso che l'attacco del Francavilla sta allo stesso livello dello stesso attacco della Vastese. Sono dei momenti così. Loro all'inizio campionato facevano bene, facevano gol, forse creavano di meno di adesso. Facevano gol. Questi sono periodi che ci stanno nell'arco del campionato. Bisogna tenere duro. Ma io ho visto alcune partite di inizio stagione, prima, ecco, quando non ho fatto il Pineto, ho seguito diverse volte il Francavilla, ha sempre, insomma, creato abbastanza, sì, e andava in gol in maniera anche abbastanza facile. Sì, tant'è vero che l'ultima vittoria, che risale al 28 ottobre, e fu un 4-0 contro la San Maurese. E c'ero io, infatti. Ah, c'eri te. Ecco, allora qui ci... L'ho seguita io quella partita. Nelle ultime 8 non l'hai mai fatta. No. Attenzione che ti ingaggiamo live. Attenzione che ti ingaggiamo live da Francavilla, perché l'ultima vittoria si è venuta a te, 4-0. Tanto purtroppo vantaggio di Ciofi del Cesena contro il Notaresco, Cesena 1, Notaresco 0 col di Ciofi. E niente, dicevo che ovviamente un momento di una fase di stanco, una fase di calo in un campionato così ci può anche stare, però insomma con il potenziale che ha il Francavilla io penso che riuscirà ovviamente a tirarsi fuori da questo momento. Insomma, anche il Pineto lo ha attraversato, ricordiamo l'anno scorso l'inizio del girone di ritorno, poi vediamo il girone come è finito, per sì, cui io penso che insomma Francavilla possa... Questo è un campionato lungo, ci sta un momento di flessione, sì. Ne parlavamo prima, ha fatto 6 pareggi file Francavilla, ma se vai a vedere c'è 24 punti, sta a 4 punti dalla zona playoff, sì, vuol dire che è partito bene. Sì, questo sicuramente. Intanto Roberta ci hanno scritto, yes, al Pineto serve un centrocampista e un attaccante possente. Allora, centrocampista... Ovviamente, allora, chiaramente facciamo un po' alla tara, perché giustamente a casa, ma anch'io da tifoso vorrei sempre 10.000 acquisti, allora, ecco, subito il nuovo portiere. Allora, premettiamo che Gianmarino in settimana ha detto non faremo grossi movimenti di mercato, quindi possiamo subito dire ai tifosi che più di tanto, da come abbiamo capito, non si muoverà il Pineto. Anche se a Mauro, dicendo prima io alla domanda... Sì, dobbiamo vederci per capire... Ha fatto un attimino intendere che forse qualcosina servirebbe. Allora, un attaccante, è vero che è stato preso Fratangelo adesso, però magari visto che comunque è andato via a Pedalino, o anche se non ha ancora ufficializzato, però visto che è in uscita comunque Pedalino,
forse un sostituto di Tomassini forse ce lo vorrebbe, ecco, diciamo così. Adesso poi magari mi prendo tutti gli insulti. No, ma ci mancherebbe. Io poi ti rispondo. Poi mi è stato, insomma, si parlava anche di un 2000 che doveva tornare, forse potrebbe trattarsi di Federico che era andato via, centrocampo, visto che si parlava di un centrocampista. Non lo so. Gianmarino aveva parlato anche di un portiere da affiancare a Fargione. Giovane, perché dice, insomma, serve un portiere da affiancare a Fargione. Tanto pareggio di Minella del Notaresco, 1-1. Quindi, insomma, qualche movimento, diciamo, seppur piccolo, andrà fatto a centrocampo. Ora c'è un giocatore come Esposito, che finora è stato utilizzato poco, ma penso che sia un giocatore molto importante. Esposito, non ci dimentichiamo che ha tenuto anche da solo il centrocampo del Pineto in alcuni momenti difficili. Sì. Per cui oggi è entrato nella ripresa, ha fatto bene, quindi comunque un sostituto c'è. Non so se magari, ecco, qualche ragazzo più che altro per sostituire eventualmente Camplone, che comunque sta facendo in maniera, insomma, ottimamente il suo. Certo. Però io parlo, ma non me ne voglia nessuno, anzi non so se Andrea è d'accordo con me. Agli allenatori, Andrea, qualcosa manca sempre all'interno di una rosa, parliamoci sì. Chiaro, ma sempre qualcosina da completare lo trovano sempre, ma non si dice col sorriso sulle labbra. Si parte da Bolzano fino a Caltanissetta, qualcosa manca sempre. Di solito, sì. Spesso e volentieri, le società cercano di invece fai con quelli che hai, perché le soluzioni sono anche in casa e spesso è molto più comodo magari rivolgersi al mercato che trovare internamente le soluzioni. Sì, è il gioco delle parti, no? L'allenatore chiede nuovi giocatori e le società magari non sempre sono disposte a spendere, però voglio dire, sono dinamiche che ci stanno, non ci trovo niente di particolare. Diciamo anche che comunque, insomma, qualche giovane c'è, perché ecco, Pietrantonio dovrebbe rientrare dall'infortunio. Magari... Ma Pomante quando gioca? Pomante quando rientra? No. Però effettivamente, Marco, è forse la prima volta nella tua carriera che stai facendo così tanta panchina, vero? Sì, sinceramente sì. Non mi è mai capitato. All'inizio non è stato facile, ti dico la sincera verità. 18 anni di carriera avrò fatto massimo 2, massimo 3 panchine di fila. Però sinceramente, se i risultati sono questi, per me non sono problemi. Per me l'importante adesso è che il Pineto faccia bene. Certo. Poi è normale che quando uno non gioca non si è felice. Io non sono felice, non sono contento, però prima di tutto devi pensare anche al bene della squadra, e quando la squadra sta facendo bene, soprattutto i giocatori che giocano al posto tuo stanno facendo benissimo, sei contento? Non sei contento che... sai, quando vince la squadra e tu non giochi... Ti sembra sempre che la vittoria non sia proprio tua. Bravo, è così, a voglia che dice chi non gioca dice l'importante è che la squadra vince, non è così. Sei contento, ma non sei contento al 100%, certo. Ci vorresti essere tu in campo, però devi anche essere onesto e devi anche dire che la squadra sta facendo bene, è giusto che giochino questi allora, giocatori. Ora dico una cosa, cioè in un campionato dove praticamente spesso toccherà giocare, come è capitato questa settimana, tre volte a settimana, ora senza nulla togliere ovviamente a Luca Orlando, che sta giocando in maniera eccelsa le partite che sta giocando, lui, Camplone, tutti questi ragazzi veramente stanno giocando molto bene, però sicuramente l'apporto di un giocatore come Pomante, visto che si gioca in maniera così, anche perché lo stavamo dicendo prima, alcuni oggi hanno fatto fatica, forse ogni tanto un po' di turnover ci sta. Prima di vedere l'ultimo servizio che è appena arrivato da Monte San Giusto, Monte Giorgio Giulianova, solo un attimo di pazienza, perché ti volevo chiedere, qualche settimana fa, Marco, Maurizi disse... Simone Vitale, che tu conosci molto bene, sì, non gioca, però devo dire che in panchina ti dà dei consigli veramente di grandissimo livello. Ma anche te che ogni tanto
ad Amaolo qualche suggerimento? No. Sta studiando dall'allenatore. Però, sì, però dai, guardarla da di fuori la partita fa un altro effetto, cioè riesce a vedere un po' le cose diverse. Sì, è normale che vedere dalla panchina sei più lucido, hai un'altra valutazione. Però il mister è un allenatore esperto che sa quello che vuole, ma si è visto nelle ultime partite. Assolutamente. Ultimo servizio della serata, sempre 1-1 a Cesena, tra Cesena e Notaresco. Purtroppo la sconfitta del Giulianova 1-0 con il Monte Giorgio. Il Real Giulianova incassa la seconda sconfitta consecutiva e dopo il derby con il Pineto cede i 3 punti anche al Monte Giorgio, al termine di una gara sofferta in equilibrio nei primi 45 minuti, ma decisamente in mano ai padroni di casa nella ripresa. Nel Monte Giorgio 6 innesti arrivati dalla sezione di mercato, con Prosman e Marchionni dal primo minuto rispetto alla gara con il Notaresco. Nel Giulianova invece ancora assenti Fuschi in difesa e Tossi Borsoi in attacco, che non va nemmeno in panchina. In campo i neo arrivati Gori e D'Adamo dal primo minuto. Stallone ritrova anche Torelli. Fabrizi torna dunque in panchina. La cronaca si apre nel primo tempo al minuto 6. Prova Gori a sinistra, entra in area. Anticipato Torelli, che prova anche un minuto dopo. Rimedia ancora la difesa del Monte Giorgio. Al 16° si fanno vedere i padroni di casa. Sbarbati è libero a destra in area, tiro, Shiba tocca per la deviazione in corner. 31° ancora attivo Marchionni da sinistra, palla in mezzo, provvidenziale in corner la difesa giallorossa. Un minuto dopo sempre il numero 11 rossoblu mette ancora palla in mezzo da sinistra, Calamita è anticipato al momento del tiro da Ferrini. La ripresa si apre di nuovo con un'occasione per il Real Giulianova al minuto 9. Di Paolo se la trova sul destro, bravo Menegatti che mette in angolo. Sale il Monte Giorgio che conquista il centrocampo, Rozzi prova dalla distanza, la deviazione favorisce Pallizzi in area, conclusione ribattuta in corner. 19° cross dalla destra, Rozzi è libero nell'area piccola ma non trova l'impatto con la palla che finisce sul fondo. 22° Sbarbati mette in mezzo per Rozzi che cicca di nuovo clamorosamente. 25° si fa rivedere il Real Giulianova, D'Adamo prova l'imbucata, incerto Menegatti che per poco non si fa sorprendere da Balducci. 26° perde palla sulla tre quarti il Real Giulianova, Prosban in velocità, scarico su Sbarbati, destro e palla che si schianta sul palo. Al minuto 39 il Monte Giorgio trova il vantaggio meritato, Albanesi in contropiede, il Monte Giorgio, Marchionni trova incrociando la punta, entrata nel secondo tempo che mette in rete, 1-0 Monte Giorgio. Prova a reagire la squadra giallorossa ma crea poco o nulla, dopo 4 minuti di recupero si arrende la squadra di Stallone, momento delicato per il Real Giulianova che domenica prossima se la vedrà con il Notaresco. Per il Monte Giorgio di Paci confermata la crescita di gioco e punti e possibilità di guardare la classifica con maggiore serenità. Siamo in crescita rispetto alle altre partite, ma soprattutto dal punto di vista del risultato, perché poi anche prima di queste due partite la squadra produceva un buon calcio. Non posso dire niente alla squadra dal punto di vista del gioco, dell'impegno. Certo che avevamo raccolto meno di quello che si era espresso in campo. Adesso abbiamo vinto una buona partita contro, secondo me, una buona squadra, una squadra esperta, e adesso vabbè, naturalmente non abbiamo fatto niente, la testa subito alla prossima perché da 3 giorni rigiochiamo. Diciamo che oggi avevamo qualche giocatore nuovo, qualche giocatore fuori, e il secondo tempo secondo me il centrocampo è calato proprio fisicamente, perché avevamo il centrocampista centrale che veniva da un periodo di inattività e anche l'altro nuovo Gori, quindi sia D'Adamo che Gori, che così fisicamente sono crollati. Purtroppo, come avete visto, la panchina era fatta tutta di ragazzi giovanissimi della Juniores e la partita secondo me è cambiata lì. Potevamo far gol noi con Antonelli, che si è mangiato quel gol a mezzo metro dalla porta, non l'abbiamo fatto. Poi è stata una stupidaggine di un nostro difensore che ha consentito a loro di prendere un palo, e su una ripartenza però, come hai detto tu, dove siamo crollati a centrocampo, hanno vinto la partita.
grande difficoltà insomma a creare però azioni da rete, soprattutto nel primo tempo. Questa squadra ha bisogno però di Tozzi Borsoi, secondo lei? Beh, Tozzi Borsoi non lo scopro io, è forse il più grande attaccante di tutta la categoria e chiaramente ne stiamo pagando le conseguenze nella sua assenza. E ripeto, oggi mancavano lui, mancava Fufchi, mancava Fazzini, però noi è un periodo che giochiamo sempre in emergenza con 5-6 giocatori in meno. Oggi abbiamo fatto esordire due ragazzi appena arrivati, però chiaramente erano due ragazzi che avevano giocato poco, quindi ripeto, abbiamo pagato un pochino. Dobbiamo lavorare, sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo lavorare su quella. Sconfitta dunque per il Giulianova, che sta cambiando tantissimo. Sono andati via Mangiacasale, Forò, Frulla. Intanto clamoroso, ma nemmeno tanto, perché insomma il Notaresco oramai è una grandissima squadra. 1-2 sul campo del Cesena dopo Ciofi, pareggio di Minella, vantaggio adesso di Salvatori. Dunque Notaresco in vantaggio quando siamo intorno al 20° minuto del primo tempo. Siamo praticamente in chiusura. Vediamo prima di vedere il prossimo turno, però mi rimandate il messaggio di prima per cortesia, perché devo salutare il mittente, sì. Perché lo conosco, è un amico, e anche se la fede calcistica in Serie A non è... Vabbè, buona serata a tutti, grande Iago, Roberta, Costantini, capitano in TV, sei più giovane, Robertone che salutiamo, ciao Roberto. Grande Robby. Sei più giovane in televisione? C'è un po'. Domani allora è un futuro. Domani ci parlo. Come opinionista. Va bene, vediamo il prossimo turno perché siamo in chiusura davvero e qui si freme per gli impegni in Champions League. Avezzano Vastese. Ma non mica te, sapessi dietro come si freme, Avezzano Vastese, super derby tra Deluse, come ha detto Andrea Costantini, Castelfidardo Cesena, Forlì Esina, Francavilla Isernia, altro derby, Alfadini, Giulianova Notaresco, derby davvero due da non perdere, due derby veramente da non perdere. Materica Campobasso, Agnonese Monte Giorgio, il Pineto a San Mauro Pascoli contro la San Maurese, San Giustese e Savignanese, Sant'Arcangelo, Recanatese. È davvero tutto, io ringrazio davvero Marco Pomante, ciao Marco. Ciao, grazie a voi, crepi lupo. A te, al Pineto ovviamente, grazie a Roberta Di Sante, ciao Roberta, ci vediamo presto. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a tutta la squadra di TV6, Maurizio Daguin in regia, l'ho sbennato alle camere, ma solo per citare due dei tanti che hanno lavorato anche oggi per Diretta Stadio e l'Abruzzo del Pallone, Abruzzo del Pallone e Diretta Stadio, che tornano domenica ovviamente nel consueto orario alle 14:25 Diretta Stadio, 19:30 Abruzzo del Pallone. Buona serata.